Credo che la squadra che stiamo allestendo sia una squadra per cercare di far meglio rispetto alla scorsa stagione, anche se sarà difficile perché la scorsa stagione abbiamo fatto un campionato molto importante, abbiamo riportato la Ema Villas in finale e credo che lo staff e il direttore sportivo abbiano lavorato nel modo giusto per portare giocatori importanti e solidi per il progetto. Sono contento di ritrovare Gabriele, col quale avevamo lavorato insieme per un'estate in nazionale. Sono contento che arrivi anche Cattaneo, che l'anno scorso ci ha dato davvero del filo da torcere nella finale per andare in Superlega. E sono sicuro che le altre pedine, gli altri tasselli che arriveranno saranno tasselli che apporteranno qualità, livello e sarà molto molto interessante la prossima stagione. Quali pensieri rimangono relativamente allo scorso campionato, nel quale vi siete comportati molto bene? Siete arrivati fino alla finale, playoff, è stata una bellissima cavalcata e con il ricordo dei 2100 spettatori, no, al Palaestra in quella gara 2 di finale, insomma, fu una bellissima giornata. Sì, diciamo che lo scorso anno ci eravamo detti all'inizio dell'anno tra noi ragazzi che avevamo un sogno, un obiettivo che era quello di arrivare in finale. Gli obiettivi della società erano obiettivi più tranquilli all'inizio. Abbiamo passato grossi momenti di difficoltà con la logistica del palazzetto, abbiamo passato grossi momenti di difficoltà durante l'anno con alcune situazioni che però siamo riusciti a superare di squadra, quindi della scorsa stagione mi porto dentro un gruppo di ragazzi incredibile, un gruppo anche di amici con cui siamo rimasti in contatto e mi porto dentro una grossa fatica perché arrivare a fare una finale e poi perderla sicuramente fa molto male. Purtroppo c'è stato il momento della Coppa Italia e dico della Coppa Italia subito dopo aver perso quella finale era veramente difficile rimetterci a competere, avevamo veramente dato tutto quello che avevamo, quindi rimane un po' di amaro in bocca per una Coppa Italia che abbiamo lasciato un po' andare. Credo che la formula non abbia aiutato perché giocare una Coppa Italia dopo quello che è l'obiettivo di tutte le squadre, che il campionato non abbia, a mio avviso, molto, molto senso, per come l'ho vissuta io almeno, però mi porto dentro una grandissima stagione che spero che si possa replicare con tutta la squadra il prossimo anno. Un'ultima domanda, guardando anche a cosa stanno facendo le altre società sul mercato, insomma, ci sono tanti trasferimenti, tante operazioni, che campionato si prospetta secondo te? Sarà un campionato di altissimo livello, le squadre si sono tutte rafforzate, vedo un livello molto alto e anche i nostri compagni di squadra l'anno scorso si sono spostati in squadre molto competitive. Credo che la cosa più importante sia concentrarci su di noi e fare un grosso lavoro societario, di squadra e di staff, quindi pensare soltanto alla nostra parte di campo e poi dopo, in base al nostro livello, poi dopo ci concentreremo sugli avversari. Ma io direi di mettere il focus su di noi e di pensare solo ed esclusivamente alla nostra parte. Il livello degli altri sarà un livello sicuramente alto, ma dobbiamo alzare il nostro giorno dopo giorno, partendo dal primo giorno del raduno.